Ah, ora in streaming su Facebook, è venuto fuori e l'ho scritta. Ok, quindi possiamo andare, direi. Allora, va bene, allora, ciao Vera, di nuovo. Siamo qui da qualche minuto che scherziamo un po'. E allora, io sono, per chi non mi conoscesse, nel caso in cui appunto qualcuno ci stesse guardando, sono Gaia, di Chi si cura di te e della campagna Medici Transfemministi. Oggi parliamo appunto del potere delle parole in medicina. E perché parliamo di questa cosa? Di fatto perché se noi guardiamo la percentuale delle cause che vengono fatte ai medici in generale, maschi e femmine che siano, il 90% di queste cade per insussistenza e di solito la causa viene data a un'incapacità comunicativa fra medico e paziente. Di fatto, dobbiamo immaginare che comunque l'università prepara il medico e la medica a risolvere come dei problemi aritmetici nella pratica, nel senso ti insegna questo sintomo ti dà questa patologia, quindi tu sai questa cosa qui e non ti prepara alla vita reale, al fatto che in realtà poi le patologie non sono mai come si presentano nei libri e soprattutto le persone non sono il paziente ideale in tutto questo. Quindi di fatto si presentano tre filoni abbastanza importanti per quanto riguarda la nostra professione, che non è soltanto la professione dei medici, ma è quella dei sanitari in generale. Queste cosa sono? La prima è che la cura medica ha le sue possibilità, che si sbattono, quindi si contrappongono con la realtà. E quindi questa è una comunicazione che va passata al paziente. E nessuno ti ha insegnato come fare, quindi è tutto sulla base della tua esperienza personale, cioè tu vai lì e sbagli, sbagli, sbagli da che sei uscito dall'università o uscita e vai avanti in questa cosa. Quindi la cura del medico. Poi c'è in italiano la cura dell'infermiere, che in realtà non è la stessa cosa della cura del medico. E qui si crea un grosso problema, che è tra le domande che oggi cercheremo brevemente di rispondere, ossia la differenza fra to cure e to care. Io non sono molto brava nella pronuncia inglese, scusami, che sono una cosa differente, perché non esiste la parola italiana di care. Esiste, cioè quello che fa l'infermiere di per sé, l'unione di cura e assistenza. E quindi è tutta una roba differente. In italiano non esiste una parola per definirle. Questo crea già dei problemi sia comunicativi tra le due professioni che tra i pazienti e medici ed infermieri. E tutto questo è diverso, completamente diverso, dalla cura domestica, che è quella del lavoro domestico. Quindi del caregiver, che magari dal caregiver del paziente, o comunque sia la cura, che è ancora diversa dalla cura domestica della vita quotidiana di una donna. Quindi la parola cura ha indicazioni, cioè implicazioni differenti a seconda della frase in cui tu la metti. E non mi ricordo più come si dice, ma sono sicura che tu lo sai, in qualità di linguista, il significato di cura che ha più parole. Polisemica. Grazie, polisemica. In tutto questo abbiamo un terzo filone, che è quindi la relazione, da una parte abbiamo la cura e dall'altra abbiamo la relazione interpersonale tra colleghi e pazienti, tra colleghe, colleghe e paziente. E questo che cosa succede? Che in questa cosa c'è un'implicazione vera e propria del patriarcato accademico. Nel senso che in tutto questo incide il patriarcato accademico, che in questo caso specifico è ancora più intenso perché c'è insieme anche il patriarcato medico. Quindi tu hai che sulla professione medica incidono il patriarcato accademico e il patriarcato medico. E quindi sono due implicazioni enormi che poi mettiamo all'interno di queste relazioni interpersonali che creano un potere alle parole enorme. Enorme se ci pensiamo. E qui in effetti c'era persino Judith Butler che nel suo libro L'alleanza dei corpi, è arrivata Erika, ciao Erika, di fatto l'alleanza dei corpi lei diceva che nel momento in cui il medico stabilisce il sesso del neonato o del feto, lui va a decidere per tutta la sua vita, cioè lui dice questo è femmina e quindi quello è femmina. Biologicamente parlando, per tutta la sua vita. E
E il punto è che tu lo fai senza renderti conto del potere che stai, cioè tu lo fai con entusiasmo in qualità di medica o di medico, e lo fai senza renderti conto che tu stai decidendo che per tutta la sua vita quella persona sarà quello. Ed è una cosa che i professionisti sanitari non si rendono conto. Di fatto loro escono, cioè noi usciamo dall'università con una serie di informazioni nella nostra testa, senza renderci conto che queste informazioni poi noi le riportiamo sulla e nella vita delle persone. E quindi qui arrivano tutta una serie di domande che riguardano sia le relazioni interpersonali tra medici e mediche, sia quelle tra medici e pazienti. E poi se hai qualcosa da dire, comunque lo possiamo, è vero che abbiamo solo un'ora, ma possiamo andare ad aggiungerlo. In tutto questo, finisco, noi appunto come campagna di medici transfemministi, anzi medic transfemminist, andiamo a cercare di contrapporci a tutto questo, aderendo al filone del movimento femminista, transfemminista in particolare, perché ci sono tanti movimenti femministi e noi aderiamo a questo, che è quello lanciato da Niuna di Menos nel 2016, 15, non mi ricordo più quando era esattamente, e andiamo avanti a parlare delle implicazioni in questione, ma direi che non perdo altro tempo, perché ne abbiamo poco purtroppo, e quindi andrei con le domande. Io te le avevo già mandate, vuoi iniziare tu da una in particolare di quelle che ti avevo già mandato o andiamo a caso? Prima di tutto volevo dire una cosa su Vai. quello che, su come tu hai presentato la questione. Noi stiamo parlando di... io sono una docente, no? Tu lavori nell'ambito medico. In realtà l'ambito medico e l'ambito educativo sono simili per certi versi, perché per quanto si possa negare, c'è un elemento che va oltre il semplice lavoro. Cioè, questi sono lavori che tu puoi fare molto bene da manuale, ma senza la scintilla, diciamo così, della generatività, chiamiamolo in questo modo un pochino poetico. Cioè, puoi essere sulla carta una persona molto preparata, ma se non hai mai curato la parte relazionale, ti perdi un pezzo, no? E questo lo vedo sia in ambito medico, soprattutto l'ho vissuto come, l'ho esperito come paziente. Sia lo vedo in ambito educativo, quando incontro appunto colleghi e colleghi di ogni ordine e grado, magari estremamente preparati e preparate, ma sordi sulla parte relazionale. E lì si perde qualcosa, no? Per questo quando tu mi parlavi di questa questione, cioè della comunicazione fra esperti e della comunicazione verso l'esterno, io ho sentito qualcosa risuonare in me, perché è un problema che ovviamente verifico anche nel mio contesto. Una cosa che non è chiara, cioè, come dire, una cosa che viene data quasi per scontata, grazie dello spogliarello, mi fa piacere, è bello. Poi Perdonami, continui. non basta. Potrebbe essere interessante. No, è stato bello, Perdonami. è così. Dicevo, cavolo, ho detto una cosa così eccitante. Allora, no, no, una cosa che secondo me viene sottovalutata tantissimo, almeno in ambito italiano, è. Che tu puoi arrivare sia a esercitare la tua professione, sia a esercitare la mia, senza avere studiato la parte relazionale del nostro lavoro. Cioè, non fai, no, 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 non so se c'è in medicina il corso di relazione col paziente, ma quello che ho capito io, non in questi termini. Ecco, una persona può insegnare, soprattutto all'università, senza fare un corso di pedagogia. Quindi arrivi nel luogo dove poi lavori senza quella competenza e molte persone la considerano secondaria. In realtà io sono di scuola gramsciana da questo punto di vista, lui a un certo punto dice, lo parafraso, non c'è cultura senza relazione. È abbastanza inutile sapere anche tante cose se poi tu quella roba non la sai mettere a terra nella relazione faccia a faccia col paziente, con lo studente, con il discente o quello che è. Allora, una delle prime cose che di cui mi sono stupita quando studiavo cose sulla comunicazione è la differenza che c'è fra una comunicazione endoriferita, cioè interna a un contesto specialistico, e quella esoriferita, cioè quando poi quel sapere specialistico tu lo devi portare fuori. Ecco,
Ecco, è impressionante che noi passiamo il tempo a parlare del disagio comunicativo dei semicolti o degli analfabeti di ritorno, no? La gente che è stupida, e non io sento parlare molto poco del disagio dei colti, cioè dell'incapacità delle persone acculturate, anche fortemente specializzate, che non riescono però a uscire da quel cotè lì, da quel contesto lì, non riescono a passare da, non lo so, minzione notturna a signora quante volte fa la pipì, no? Oppure sa, cioè, chiamata da scuola, sua figlia ha un episodio di epistassi. Ora, per fortuna io lo so che cos'è l'epistassi, ma cioè, ci sta anche che a qualche altra mamma che magari, no, ha meno lessico di me, epistassi suoni come una cosa tremenda, è successo qualcosa, di, hai sangue dal naso, no? Cioè, questo è. Allora, esatto. Questa traduzione è parte dei nostri lavori. Sì. E dovrebbe esserlo di default, ma non lo è, no. Perché l'altra versione è l'idea automatica che il paziente e lo studente siano dei cretini, e quindi che gli devi parlare come se tu ti rivolgessi a delle scimmie bonobo. E a me è successo esattamente questo quando ero ricoverata per un intervento di fantascienza, cioè un'ablazione cardiaca, una cosa fichissima. C'era il cardiologo che quando entrava a fare il suo giro pensava che fossi incapace di intendere di volere. La terza volta che diceva questa qui, io non mi ricordo come mi appellava, io mi sono rigirata male, ho detto, senta, nacchero. No? Perché poi, appunto, c'è, cioè, uno che poi ti deve ravanare nel cuore, non è che sia proprio una roba, no? No, no. Questo era il cappellino introduttivo, dopodiché parti da dove vuoi, scusa. No, però comunque capisco benissimo, perché per scherzare... Ieri ho vissuto la stessa identica cosa dal meccanico, in cui proprio, cioè, io avevo capito perfettamente qual era il problema della mia macchina, tant'è che era 2 anni che dicevo, guardate che secondo me la macchina ha questo problema, e lui me l'ha dovuta spiegare come se fossi un imbecille, e io così, vabbè, adesso posso andare, posso riavere la mia macchina, gentilmente, ecco, quindi di fatto è mettersi un po' nei panni degli altri, che... Io noto, la mia professione assolutamente non è capace a fare. In effetti c'è un corso di relazione, ma è un'attività didattica cioè facoltativa, un'ADI, che non so neanche se è più fatta, perché io ti parlo di 10 anni fa ormai, quindi io l'ho fatta 10 anni fa ed erano delle lezioncine così che, boh, di fatto trovavano, cioè erano carine, ma ti davano veramente poco rispetto a quello che deve essere effettivamente questa cosa qua. E vabbè, comunque, visto che abbiamo poco tempo, facciamo le domande e poi al massimo ritorniamo dopo su questa cosa qua. Allora, io direi, visto che stiamo parlando proprio di questo, parliamo allora di quella domanda che ti avevo fatto sul fatto che, introducendo dal tuo libro appunto i femminili singolari, che per chiunque voglia comprarlo, faccio un po' di pubblicità al tuo libro, è questo, ok? Allora, c'era Massimo Sgrelli che aveva confuso l'orientamento e l'identità di genere in un discorso pubblico. Ora, partendo dal presupposto che molti medici e molte mediche non sanno distinguere le due cose, però questo è un lavoro che fa parte del nostro movimento. Lui affermava di fatto che esplorare l'identità della persona può metterla a disagio. La mia domanda era, alla fine che male c'è nell'esplorare l'identità altrui e come farlo, soprattutto come personale sanitario? Noi abbiamo tanta difficoltà, a parte che c'è tutto un lavoro da fare sul fatto che alcuni lo reputano ancora un fattore di rischio fare l'anamnesi, in realtà l'anamnesi sessuale, quindi tutta la parte capire l'orientamento, capire l'identità, tutte queste cose qui lo considerano quasi un fattore di rischio. Io lo voglio sapere in maniera scientifica e non in maniera umana, cioè che è proprio, c'è un proprio uno split tra quello che è la loro relazione col paziente e di fatto quello che vanno a cercare. E quindi secondo te, come medici e mediche, abbiamo il dovere di esplorare questa identità nelle persone che assistiamo? In quanto io comunque penso di sì, che faccia parte del nostro dovere andare a esplorarlo,
con delicatezza, ovviamente, di certo non mi entra un paziente in ambulatorio personalmente, non è che la prima cosa che gli chiedo è: senta, ma che a lei vi piacciono i maschietti o le femminucce? Di solito non è la prima domanda che faccio, però secondo me è una cosa importante, dovrebbe rientrare abbastanza, cioè dovremmo cercare di renderlo più una cosa quotidiana di tutti, non soltanto della relazione medico-paziente. È proprio perché, e qui ritorna molto la storia italiana, secondo me, perché c'è un libro che ho letto molto bello, che si intitola Tutta un'altra storia, in cui ci porta all'attenzione il fatto che, come italiani, abbiamo sempre avuto questa azione del non parliamo di quella cosa quindi non esiste, diventa un tabù e quindi diventa una cosa brutta, di fatto. Quindi noi non parliamo dell'orientamento, non parliamo dell'identità di genere, che di fatto diventa un tabù. Invece, se noi lo rendessimo una roba più, cioè non sarebbe più neanche una roba brutta tra di noi, e probabilmente cambierebbe proprio il nostro approccio come cultura nazionale, secondo me. Intanto noi in Italia abbiamo, non dico un problema, però abbiamo una situazione che è abbastanza unica nel mondo, cioè nel mezzo dell'Italia c'è il Vaticano. Non è un caso se a un certo punto i futuristi parlavano di svaticanamento, no? Cioè dell'idea di spostare il Vaticano da dove sta per liberarsi delle pastoie. Ora, io non voglio entrare nella questione di credere, non credere, religione, non religione, anche perché io sono una attenta osservatrice anche del mondo della fede, e quindi insomma mi ci accosto anche con grande rispetto. Però è indubbio che questo ha contribuito, questa presenza, no? E quindi questo background cattolico che noi volenti o nolenti abbiamo, sicuramente ha contribuito alla tabuizzazione di una serie di questioni. Sulle questioni di genere, e lo dico con la cognizione di causa che da almeno un anno e mezzo me ne occupo a livello internazionale, quindi parlo molto anche con miei corrispettivi all'estero. L'Italia è un po' indietro. Cioè, io vorrei ricordare che fino a 10 anni fa era abbastanza comune definire invertito un omosessuale. E invertito vuol dire che va contromano, no? Quindi era una di quelle parole connotate negativamente e che contengono già un giudizio. Quando io ero ragazzina, avevo 45 anni, quindi sto parlando di 25-30 anni fa, l'unica accezione di trans che io conoscevo era quella della prostituta trans, cioè non avevo altro modello di persona transgender in testa. E sì, che vengo da una famiglia progressista, aperta, adesso direi anche arcobaleno, nel senso che non ha mai avuto nessun tipo di problema nei confronti di transgender di omosessualità, no? Quindi di fenomeni di transgender o di omosessualità, mai avuto nessun tipo di pregiudizio, diciamo, pescato in casa. Però ecco, secondo me fa bene rendersi conto che questo è il nostro milieu, questo è il milieu in cui noi siamo cresciuti. Da questo punto di vista, io direi che abbiamo fatto dei grandi passi in avanti, cioè, per quanto non sia ancora universalmente accettato da tutti, ma l'esistenza dell'omosessualità è direi che va per considerata normale ormai, non so come dire, no, cioè uno degli orientamenti possibili, fine della storia. La nuova dimensione, la nuova sfida, direi, non è più riguardante forse gli orientamenti sessuali quanto l'identità di genere, no? E qui si apre anche un dibattito medico. Io ho avuto delle discrete litigate, chiamerei così, con alcuni medici di chiaro stampo cattolico, cioè di dichiarato stampo cattolico, che dicevano i generi sono due perché i cromosomi o sono XX o sono XY, e qui c'è la questione visione del genere come biologico versus il genere come costrutto sociale, no? Io ammetto di essere da qualche parte nel mezzo, cioè prendo un po' di qua e un po' di là, non sono apodittica né da una parte né dall'altra, però non si può negare che se c'è un 1 o 2% della società che non si sente rappresentato dai generi canonici e quindi non si sente nel binarismo, non si ritrova nel binarismo, questa è una cosa che va presa in carico. Cioè io da membro della società, volendo una società in cui le diversità convivono, come dice il mio amico Fabrizio Acanfora, più che inclusiva, non ho nessun problema a riconoscere che ci siano persone che
hanno un disagio a definirsi maschio o femmine, quindi o sono queer o sono gender fluid o sono agender o insomma o non binarie, insomma, a seconda di come si vogliono definire. Ora, tutto questo come si mette a terra? Perché una come si può dire, delle obiezioni, ecco, che vengono mosse spesso è ma diventa complicato, no? Come fai a tenere conto di tutto sto casotto? Ma allora, intanto quando si parla di convivenza delle diversità o delle differenze, e io parlo di quello e non di inclusione, poi casomai ci torniamo perché è una questione secondo me rilevante proprio di come chiamare la cosa, la convivenza delle diversità implica che ci si avvicini reciprocamente, no? Cioè, la mia è una diversità rispetto a te, come tu hai una diversità rispetto a me. Quindi non c'è qualcuno che è normale e qualcuno che è deviante, ma ci sono delle diversità che in qualche modo devono trovare la quadra, devono essere in grado di convivere reciprocamente. E quindi possiamo tastare il terreno, cioè io ti vedo, presumo con i miei bias, quindi con i miei pregiudizi, ma nel senso buono, nel senso vedendoti. Penso che tu ti identifichi col sesso femminile, quindi ti chiamo al femminile, dopodiché tu mi dici, no, guarda, io sono una persona fluida, chiamami in un altro modo, chiamami Mario e preferisco che tu mi usi il pronome maschile. Questo è il passaggio dove si può fare la differenza, no? Dove uno può reagire dicendo, no, perché hai le tette, quindi io ti chiamerò Gaia, oppure prendo atto che tu sei Mario e ti chiamo Mario, no? Questo è, per esempio, evitare il dead naming quando si parla delle persone in transizione, no? È quello che è successo quando un po' di mesi fa Elliot Page ha fatto coming out e ha detto io sono male transgender, transgender male, si è definito così, e poi ha dichiarato come suoi pronomi he e they, dove they è questo pronome neutro, diciamo così, che usano le persone o in transizione o che non si identificano con il genere maschile e femminile. I giornali italiani che hanno titolato Ellen diventa Elliot, no? Hanno fatto una cosa molto brutale, cioè hanno sottolineato il dead name di Elliot Page. Il dead name è il nome che la persona che ha deciso di dichiarare la propria transgenerità abbandona, e quindi è inutile sottolinearlo. No, posso capire che rimanga sulla pagina Wikipedia perché può servire, ma usarlo è una cosa brutta. Allora, il punto è avere sensibilità nei confronti di queste questioni e ascoltare le persone. Cioè, quello che si fa ancora poco, secondo me, è ascoltare le persone che vivono una situazione di identità di genere che non è ancora perfettamente accolta dalla nostra società. E questa è la grande differenza, no? Quando anche Massimo Sgrelli a un certo punto dice tutto sto casino e poi magari lo chiamo col nome sbagliato e quello si arrabbia. Ma no, perché se tu la prima volta lo chiami col nome sbagliato, quello ti corregge, dopodiché se tu continui a chiamarlo col nome sbagliato, allora, no? Come è successo nella storia giornalistica di Ciro, no? Che continuavano a chiamarlo Cira. No, Ah, non mi ricordo com'era, ok. sinceramente non mi Sì, ricordo, sì, però sì. lì proprio volutamente non si prendeva atto di questa cosa, con cose anche dette dal giornale del tipo amava vestirsi in maniera diversa da come era previsto dal suo sesso, cioè cose del genere, di una gravità assoluta. Cioè, siamo o non siamo una società che vuole aprirsi alla diversità. Se no, continuiamo a pensare al travello, no? Volgarmente detto, e che ci sono solo due generi perché i cromosomi, per carità. No, Scusa, ho fatto un infatti. comizio, ma è No, ci sta, ci sta. una Sono cosa che perfettamente mi d'accordo. riscalda. Cioè, di fatto è una presa di posizione nettamente contraria, quella così. Quindi bisogna, cioè, secondo me, come professionisti sanitari, dobbiamo mandare un messaggio che faccia capire che noi siamo aperti in tal senso. Perché poi, secondo me, i pazienti hanno, in particolare gli LGBT. Io è una roba che ci sto lavorando da un annetto e mezzo per cercare di capirla, ma da che io ho colto c'è molta paura dei medici in generale. Cioè, come futura medica di famiglia, io ho incontrato pochi pazienti omosessuali negli anni in cui io ho lavorato in ambulatorio, o almeno dichiarati tali.
probabilmente li posso contare sulle punte di una, sulle dita di una mano. In ospedale magari li ho incontrati più spesso e qualche volta mi è capitato in guardia medica, al telefono con un paziente mi è capitato, per esempio. Quindi sicuramente c'è tanto lavoro da fare da parte nostra. Uno dei lavori che vorremmo fare come medici transfemministi riguarda proprio questo, tra l'altro, capire quanto noi discriminiamo e quanto noi siamo ignoranti in materia, perché uno dei punti di partenza, secondo me, dei medici è partire dal presupposto che c'è tanta ignoranza in materia su certe cose. Comunque, insomma, l'argomento è ampio e la cosa è probabilmente riuscire a mettere a proprio agio il paziente, non so, può essere come quando in università mettono il LGBT friendly, non so, magari lo metti sul tuo ambulatorio, fuori dal tuo ambulatorio, scrivi gender friendly, parlami di quello che vuoi. Immaginati anche solo di iniziare di routine un colloquio chiedendo, se diventasse strutturale, chiedere come vuole essere chiamato o chiamata, no? Come preferisce che la chiami, in una forma più neutra possibile. Poi è chiaro che questa cosa deve prima diventare parte della nostra cultura, no? Eh Però, per sì. esempio, muovendomi in territorio internazionale, quello che vedo sempre più spesso è che i miei colleghi e le mie colleghe e i miei colleghi dall'estero scrivono fra parentesi il loro pronome, no? Quindi Vera Gheno, she barra her. Quindi Ecco. così già quando tu entri nel panel tutti sanno come ti devono appellare. E un po' di tempo fa ho avuto un'esperienza molto interessante alla Fordham University, un'università americana, che aveva organizzato un panel che si chiamava Exploding the Gender Binary, no? Quindi invece di Exploding. Exploring, Exploding the Gender Binary, no? Quindi facendo esplodere il binarismo di genere. Ed ero l'unica eterosessuale cisgender presente. Quindi c'erano, diciamo, tutte tutti i vari colori dell'arcobaleno erano presenti, mettiamola in questi termini. Ed è stato molto illuminante per me parlare con queste persone, mie omologhe, quindi ricercatori, ricercatrici, professori, professoresse, eccetera, anche per capire una cosa fondamentale. Noi in Italia tendiamo a essere molto italocentrici e quindi ci guardiamo l'ombelico e qualcuno ogni tanto sentenzia tutte stronzate. Tutte le questioni che parlano del superamento del binarismo a livello linguistico, perché no, la lingua riverbera la società, tutte stronzate. Guarda all'estero e scopri che questa discussione è in corso in tutti i paesi dove l'attenzione nei confronti delle questioni di genere è alta. È chiaro che non vado in Ungheria a parlare di queste cose perché lì hanno un problema a accettare perfino l'omosessualità, per cui figurati, no? Però in francese, in inglese, c'era anche un messicano, no, che parlava della situazione, quindi con il Messico. È importante guardare oltre l'orizzonte italiano per capire che il momento ci richiede di fare questa riflessione. E secondo me a noi insegnanti, a noi docenti e a voi medici ce lo chiede in particolar modo, Sì. Sì. perché abbiamo a che fare con soggetti particolarmente deboli, no? Persone in formazione nel mio caso e persone colte in un momento comunque di Debolezza, debolezza particolare, no? Ecco, di mi piace questo paura, eccetera, confronto, eccetera. ecco, sì. Sì. Tra l'altro, ci sono delle domande, ma aspetterei un attimo a farle fare perché così almeno rispondiamo ad almeno altre due prima che finisca la nostra ora. Questa è una risposta anche per Erika che ci ascolta facendo il fantasmino. Allora, parliamo della parola medica, che è questo grande tabù in medicina. Ha detto molto bene in una delle grafiche il nostro collega amico Camilo, che ha scritto come mai c'è più astio e difficoltà a usare la parola medica che a definanziare alla parola definanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, che era molto provocatoria, ma in effetti è molto indicativa di quello che noi mediche viviamo. Ora, noi usiamo la parola medica ormai da qualche anno, Dove noi noi come è. Medisicura di te, scusami. Ok, no, no. Medisicura di te, qualche anno fa abbiamo deciso noi da adesso usiamo la parola medica
E non intendiamo più discutere di questa cosa, cioè nel senso basta, cioè potete scriverci quanto volete che medica non si può sentire perché è cacofonica, ma tanto noi la useremo lo stesso. E quindi abbiamo pure smesso di rispondere ai troll, ai commenti a riguardo, perché tanto abbiamo deciso che è corretta e noi la usiamo. E quindi insomma viene fuori in particolare, tornando sulla questione infermiere, cioè degli infermieri, del rapporto tra i due tipi di professionisti, quindi tra il professionista medico, medica, e il professionista infermiere, infermiera, per noi donne medica, cioè mediche, cioè per noi mediche, è molto difficile far capire a un paziente che siamo mediche, intanto senza creare una frattura nel rapporto già fragile che c'è. Ok, io mi sono sentita dire da una paziente, mi ha richiamata in guardia medica per chiedere i miei dati perché voleva segnalarmi all'URP perché mi ero permessa di chiederle di chiamarmi dottoressa. Cioè, a questi livelli, Invece di come invece di voleva chiamare? signora, continuava a chiamarmi signora. A un certo punto le ho gentilmente, gli ho chiesto, comunque potrebbe anche chiamarmi dottoressa, visto che ho fatto più volte capire che lo sono, e lei ha richiamato per chiedermi i dati per segnalarmi all'URP. E poi io mi sono fatta recentemente una pezza incredibile, che i miei amici mi stanno ancora prendendo in giro per questo, perché parlavo con un paziente che lo sentivo particolarmente preoccupato e mi è uscita malissimo, ma proprio malissimo, e gli ho detto: guardi che sono una dottoressa, non un'infermiera. E poi tipo volevo morire perché dicevo no, cosa ho detto? E infatti ho detto speriamo che nessuno mi abbia sentita e invece poi sono 3 settimane, è un mese che mi viene rinfacciata questa cosa perché in effetti cioè, loro la vivono con ansia i pazienti, l'idea di non parlare con un dottore o una dottoressa comunque e tu non sai neanche come dirlo senza, cioè ogni tanto ti viene fuori così involontario. E crei altre spaccature professionali perché nel momento, se ci fosse stata lì un'infermiera in quel momento, probabilmente sarei morta perché mi avrebbe accoltellata. Cioè, quindi il concetto è come cercare di far capire quando farlo capire a un paziente. È molto difficile per noi perché da un lato ci sentiamo attaccate, perché nel momento in cui magari si è in due medici, di cui un medico e una medica, tu sei l'infermiera. Così, proprio deciso che tu sei l'infermiera e non vale più, e non vali niente rispetto all'altro. E dall'altro, cioè, proprio è molto complicato essere anche presa in considerazione. E hai, come ti dicevo, molte colleghe più anziane, almeno io l'ho notato, come ti dicevo, soprattutto nelle colleghe più anziane, un astio, comunque una frattura, un dire di no alla parola medica. E anche un dire a me va bene comunque se mi chiamano signora, non mi offendo certo, ma qui non capiscono che non è una questione di offendersi, è una questione di riconoscerci. Di autorità, di percezione dell'autorità, no? Esatto, cioè più che altro percezione del professionista più che dell'autorità, perché l'autorità poi te la devi guadagnare. L'autorevolezza, via, ecco, Ecco, meglio ancora via, sì, l'autorevolezza. diciamo così. Comunque, no, lì, qui ci sono varie questioni che si intersecano. La prima, il gioco del ruolo, no? Il gioco dei sessi. Questo, ahimè, è così. Cioè, io lo racconto sempre, unica donna in una stanza di maschi, da cui c'è dal super professore all'usciere, i maschi sono automaticamente dottore e io sono signora. Mi è anche successo che è ancora più divertente in consessi in cui eravamo tutti professionisti, che qualcuno che non mi conosceva venisse da me a chiedermi di fare il caffè. Io non ho problemi a fare il caffè, però l'inferenza era che io fossi la segretaria, e lo dico con tutto rispetto del lavoro di segretaria che ho fatto a lungo, peraltro. Quindi non è, cioè ci sono lavori percepiti come più alti e lavori percepiti come più umili, ma questa è la percezione. Purtroppo l'ho scritto in femminili singolari, mi sembra, forse in potere alle parole, ho parlato di lavori più umili, cioè per esempio la maestra d'asilo rispetto al maestro di musica. E qualcuno mi ha scritto facendomelo notare, guardi che non c'è nulla di umile nel fare la maestra d'asilo. Effettivamente dovevo essere più esplicita e parlare di percezione, no? Non di oggettiva umiltà. Quindi capisco
che tu abbia questo problema. Poi c'è sta faccia da 12 anni, quindi la cosa non migliora, cioè non hai il physique du role come non ce l'ho io, no? Cioè io fino a un paio d'anni fa io mi infilavo fra gli studenti durante la prima lezione, all'inizio della prima lezione, quando ancora non mi conoscevano, facendo finta di essere anch'io una studente, no? E quindi quando dove si giravano verso di me, ma com'è questa Genoa, una stronza, no? Poi salivo in cattedra e quindi li prendevo tutti. Lo farei anch'io probabilmente. A me però è stato brutto quando a 19 anni sono stata scambiata per una ragazzina delle medie, lì proprio detto, vabbè. Quando non ti vedono l'alcol perché sei minorenne, allora lì ci sono dei problemi. No, vabbè, comunque, detto questo. Quindi capisco il problema, cioè capisco da una parte la necessità di ribadire il proprio ruolo, perché poi si fanno cose, al di là di tutto un'infermiera e una medica fanno cose diverse, cioè se non altro per quello, per l'assegnazione corretta poi dei compiti, no? E per l'espletamento corretto dei compiti, al di là di lavoro più umile, meno umile, ma voglio dire, se io sono la tua medica ti posso dire delle cose, se sono la tua infermiera ne posso dire delle altre, no? Ecco, e posso anche aiutarti in maniera diversa. C'è una soluzione? C'è una soluzione alla stereotipia per cui tu automaticamente sei un'infermiera? A parte il cambiamento di mentalità, che però sono cose molto molto lunghe, un approccio del tipo all'americana, che quando entri ti presenti come sono la dottoressa, poi a seconda del grado di sono la dottoressa Gaia, no? Che fa molto yeah, oppure sono la dottoressa De Regio, cioè questo potrebbe essere, così lo dici fin dall'inizio. Io di solito faccio così, infatti. Ammetto che è un approccio che sono una delle poche colleghe che conosco, tra tutte le persone, tra le colleghe che conosco, che utilizza questo metodo. E ho visto che in effetti è più efficace. Cioè, nel senso, a un certo punto mi sono detta, io mi presento, così almeno sanno già di partenza chi sono. Poi ovviamente il problema arriva anche dopo, perché poi mi arrabbio se invece mi chiamano signora, a quel punto mi dà fastidio. Però guarda, io ti dico che ci sono dei casi in cui il signore è usato in maniera derogatory, no? Cioè per offendere. Chi è questa signora? Cioè a me lo fanno, cioè, questa signora sedicente linguista, vabbè, sì, ok. Però soprattutto nelle persone di una certa età, signora è l'istintivo modo di portarti rispetto, semplicemente. Cioè sarebbe diverso se ti dicessero signorina, no? Che quello sarebbe ancora più... Però siccome sei giovane, minimizzare iniziando, esplicitando subito il tuo ruolo, secondo me è una buona strada, perché lì non crei conflitto. Dopodiché, secondo me, sta a te valutare se quel signora sta sfidando la tua professionalità, oppure se è una persona che usa signora come cappellino di default, non essendo per esempio abituato a usare i femminili professionali, ad esempio. Su medica, una cosa. Allora, medica non è una novità. Cioè, intanto noi usiamo medica normalmente come aggettivo, no? La professione medica... non lo so, l'erba medica, no? La guardia medica. La guardia medica, esatto. Quindi, intanto non è un neologismo. Due, è attestato in passato un uso, oggi in disuso appunto, di medica come donna di medicina. Quindi c'era, cioè la medica, so, ai tempi di del ciclo bretone si parlava della medica, non era così strano. Cioè Re Artù, no? Quella roba lì, dire, no, sto pensando a grandi cose del passato. Medica oggi lo trovate come obsoleto, cioè come crociato nel dizionario, ma nulla vieta di usarlo. Cioè, è vero che la consuetudine è di usare medico al maschile anche per le donne, ma perché? Perché è una consuetudine. Cioè, secondo me la cosa che deve un po' passare è che la lingua è consuetudinaria. Quindi se noi cambiamo la consuetudine, non c'è nessun problema. Ci si capisce, cioè così come abbiamo la sarta, la maestra, la professoressa, abbiamo la medica, perché non chiamarla medica? Cacofonico. Cacofonico è isterosalpingectomia, non medica. Esatto. Cioè, ma di che stiamo a parlare? Non è cacofonico, è insolito, no? E allora suona cacofonico perché è insolito al nostro orecchio, ma voglio dire, ci sono tante cose insolite, no? Anche la prima volta che senti... che ne so, un brano di jazz è cacofonico, poi capisci che invece è jazz.
Quindi, Ah, sì, no? no, ma infatti sono perfettamente d'accordo, è una cosa che in effetti consiglio a tutte le colleghe neoabilitate quando posso parlarne con loro, durante gli incontri per i neoabilitati che ogni tanto facciamo una volta all'anno. E in effetti, in effetti ha molto senso, cioè, fare questa cosa, anche perché in realtà molti colleghi e colleghe scordano di presentarsi, che è una cosa che manca moltissimo, se ci pensi, Sì. perché tu arrivi e no, ce l'hanno anche i pazienti, eh? Non è una cosa esclusivamente nostra, però c'è molto questa cosa del non presentarsi più, del non dire ciao, sono tizio, tizia. E in effetti così facendo fai una spaccatura iniziale, per cui non, è come se non volessi veramente creare una relazione con la persona che hai davanti. E quindi questa cosa in effetti dobbiamo superarla tutti. Cioè, io infatti a un certo punto, in realtà non è una mia idea, mi era venuta perché avevo partecipato a un incontro di Slow Medicine in cui ne parlavano, e da lì che poi ho iniziato a farlo. E in effetti ho visto proprio che c'è stato un cambiamento. Poi ci sono i pazienti che arrivano e non hanno voglia, e quindi qualsiasi cosa io faccia non c'è niente da fare. Però proprio crei un altro rapporto, perché lo fermi, lo fai respirare, e così c'è quel momento in cui respira e si ricorda che ha davanti un essere umano. E secondo me questa cosa aiuta tanto nella relazione medico-medica-paziente. Sì, no, è Quindi lo consiglio a vero. tutti io personalmente. Sì, cioè, fra l'altro, appunto, nella mia esperienza, forse la cosa, ho sempre avuto a che fare con gente molto professionale, ma se devo identificare la singola cosa che mi è mancata di più è questo, cioè la cura della parte relazionale, perché comunque, soprattutto quando, vabbè, io parlo soprattutto delle mie esperienze ospedaliere, però in quel momento in cui tu sei alla mercé anche, no, di chi ti gira intorno, avere la sensazione di essere considerato un essere pienamente umano aiuta, no? Cioè, a me è rimasta impressa una cosa, io, vabbè, a un certo punto purtroppo mi si è interrotta una gravidanza, quindi no, non per mia volontà, e ero in una stanza assieme a un'altra ragazza con lo stesso problema, che era più disperata di me, perché almeno io ho già una figlia e quindi, insomma, ero un po' più corazzata. E fuori passa l'infermiera caposala, non lo so quello che è, e parlando della stanza 5, quella in cui eravamo, e poi c'è la stanza degli aborti, no? Così, con noi che sappiamo tutti che eravamo lì per quello, però è stato un momento glaciale, che non è così che vuoi essere chiamata. Ci sono le due nella stanza degli aborti, tutte e due così, no? Un pochino. Poi non gliel'ho mai detto a questa infermiera, perché poi non ero nello stato d'animo di fare il pippone, però è una cosa che ha condizionato tutta la mia esperienza, già di per sé, ahimè, tragica, ma è stata resa ancora peggiore da questo, no? E quindi sì, le parole contano, cioè le parole fanno male, le parole, per esempio, io avrei preferito moltissimo più chiarezza, anche rispetto a quello che mi facevano. Poi capisco che è ovvio che anche voi vi dovete corazzare rispetto ai pazienti, e quindi, cioè, ne vedete tanti, non è che potete essere massimamente empatici con tutti, anche questo lo capisco, anch'io non sono empatica allo stesso modo con tutti i miei studenti. Però forse la cosa che manca di più è proprio quello, il sapere cosa ti sta succedendo. Questo qua, non solo che ti sistemino la flebo, che va bene, no? Scusa se ho fatto questo. Però ecco, la parola cura. E un po' di anni fa, qualche anno fa, io ho partecipato a un evento in Basilicata dove si parlava proprio del concetto olistico di cura, no? Che la cura non è solo che mi sistemi il corpo, ma è anche che mi tieni la psiche in ordine. E per tenere la psiche in ordine non mi devi dare il Tavor o lo Xanax o il litio, ma magari offrire una parola. E la parola fa tantissimo. Cioè, io l'ho visto sui miei studenti, alcuni con la parola giusta hanno fatto cose incredibili. Magari che prima erano stati schiaffeggiati da altri docenti, e quindi avevano avuto esperienze brutte, no? Hanno avuto bisogno di una specie di catarsi, eccetera. Ma lo stesso potete fare nell'ambito medico. Cioè, una parola fa veramente la differenza. Ecco.
Sì, su questo sono perfettamente d'accordo. Nella professione che ho scelto io in particolare, che è la medicina di famiglia, questa cosa io la vedo tantissimo, cioè proprio magari appunto ti fa perdere un'ora intera, però prenderti quell'ora per quel paziente è in grado di limitare poi qualsiasi cosa tu debba fare dopo. Cioè lo Esatto. spiegare tutte le cose, cioè è vero che ci perdi più tempo, però perdi meno tempo dopo, un po' come per fare un esempio carino in questo senso. Quando avevo 6 anni, scusate se passo a questa cosa qua perché poi abbiamo poco tempo, quindi finiamo. La maestra ci ha fatto disegnare le mele e dovevamo colorarle, prima di giallo e poi di rosso per fare l'arancione. Io mi sono messa a colorare rapidamente di giallo e quindi ho finito prima il giallo. Ho finito prima il giallo malissimo, mentre la mia vicina di banco era lì, faceva piano 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 il giallo. Al che mi sono ritrovata con il rosso e ovviamente non mi veniva l'arancione perché avevo fatto malissimo il giallo. E quindi la seconda parte ci ho messo molto più tempo rispetto alla mia vicina di banco, che aveva fatto invece benissimo il rosso, il giallo, quindi è venuto un arancione perfetto in brevissimo. E quindi questo secondo me è molto metaforico delle relazioni tra pazienti e medici e anche volendo tra studenti e professori. Cioè se tu metti più lavoro sulle basi, che poi non è più lavoro, è un lavoro fatto meglio, a quel punto lavorerai meno dopo. Quindi se tu ti basi sulla relazione, avrai un paziente che magari va meno in privato a caso e poi non ti porta le cose, che capisce meglio, fa meglio le cose che deve fare e su cui tu puoi fare anche l'educazione sanitaria, che fa parte, comunque sempre educazione è, ed è lì che appunto si vanno a coincidere un po' le nostre professioni in tal senso. E quindi secondo me è estremamente efficace fatta in questo modo. Però appunto questo è un mio svarione probabilmente anche. No, non credo per nulla che sia un tuo svarione, credo che sia un po' un principio che forse sta prendendo sempre più piede anche in una società che mette la comunicazione al centro. Cioè, siamo l'era della comunicazione, anche le nostre professioni hanno una grossa parte di comunicazione che evidentemente va coltivata. Anche perché, Gaia, oggi voi avete dei concorrenti molto pericolosi che sono i motori di ricerca. Perché una volta, no, cioè il paesano andava dal medico, il medico gli diceva: c'hai l'occhio di pernice, fai questo, questo e questo. Adesso il paziente arriva che ha già googlato e quindi è convinto, nel migliore dei casi, di morire. Cioè, nel senso, è stata la manna per le persone, come si dice, ipocondriache, no? Ah, Per sì, cui guarda. mal di testa, occhio arrossato, Esatto. Sì, a morte, me fanno no? tenerezza quando abbiamo diverse domande, quindi gli ultimi 10 minuti li passiamo per le domande. Dico solo più questa stupidaggine che io personalmente, quando i pazienti confessano di aver guardato su internet, di solito cerco di metterla sul ridere e dico: e lei è uno sciocchino, tipo una roba così, e non doveva farlo. Va bene, comunque direi, Erika, se hai voglia di comparire e fare le domande, così poi la lasciamo andare, povera Vera, che ha un secondo. Lei è Verica. Ciao, scusate, sono apparsa adesso ma non volevo occupare spazio nel desktop delle persone. Allora, io ho segnato un po', di domande che hanno fatto dei nostri colleghi, domande, riflessioni e varie. Allora, se sei d'accordo, te ne faccio una alla volta. Anche perché credo che riuscirò a rispondere tipo a due, però vi Ok. prometto già un secondo round, eh? Così. Ottimo. Ok, così rispondiamo anche alle altre domande che non abbiamo fatto oggi. Sì. Allora, le prendo in maniera casuale. La prima domanda è: non c'è il rischio che questa visione normale dell'omosessualità porti ad escludere le relazioni omosessuali ed il modo di vivere l'omosessualità meno conformi rispetto a un modello dominante? Cioè, è vero che l'omosessualità rispetto ad altre questioni è sicuramente più sdoganata, però solo quella che non scardi e non ha comunque un modello dominante. Ma io credo che il lavoro che dobbiamo iniziare a fare è di smettere di pensare di avere un modello dominante. Cioè, la riflessione che
che vi consiglio di leggere anche di Fabrizio Acanfora, andatevelo a cercare, perché lui mette tutto online, sulla convivenza delle diversità, parte proprio dall'idea di scardinare il normocentrismo. E quindi non lo so se conviene fare il discorso c'è qualcuno di più normale di qualcun altro, o qualcuno che si discosta di più. Cioè nel momento in cui noi togliamo l'idea che ci sia una normalità, una norma, non ha molta idea poi valutare quale sia la distanza dalla norma, no? Cioè forse il mio è un discorso di assoluta utopia, o perlomeno è un discorso che vedremo a maturazione magari tra 10, 15, 20, 50 anni, non lo so. Però secondo me la direzione è quella lì, cioè non di valutare la distanza dalla norma, ma di nella nostra testa di iniziare ad abolire il concetto di norma stessa, dal punto di vista di esseri umani, cioè da quello e basta. Questa è la mia visione. Perfetto, grazie mille. Passo all'altra domanda. Come possiamo affrontare queste problematiche? E per problematiche credo che il collega intenda le varie problematiche discriminatorie. Se libri e professori parlano prevalentemente di maschile universale, prendendo come modello il corpo maschile e bianco, e la donna è il secondo sesso, la cute per diciamo generalizzazione è bianca, e spesso in ospedale sembra di essere una resistenza sovversiva e molto minoritaria. Insistere? Cioè è vero, ma anche io, anche il mio ambiente è così, cioè anche nel mio ambiente, come dice Giulia Blasi, il normale è il maschio bianco, eterosessuale, cisgender di mezza età, normodotà nel senso abile, no? Quindi senza disabilità e neurotipico. No? Quindi tutto quello che si discosta da questo modello è strano. Questo è quello che ancora viene perpetuato, è vero, però ci sono già delle generazioni successive, cioè ci siamo anche noi, nel senso anche noi nel nostro piccolo possiamo fare un'attività di lobbying, quindi forse siamo una delle generazioni che si sta rendendo conto che il modello che ci è stato propinato è manchevole dal punto rispetto alla direzione che sta prendendo la società. Quindi come si fa? Ci si rende conto del limite del modello che ci è stato proposto. Cioè, mi viene in mente solo questo. E quindi poi si lavora su questo, sulla awareness, no? Sul parlare di questi argomenti anche. Sì. Posso aggiungere una cosa? Certo. E in questo senso è importante andare appunto la lotta, come cioè la dirò brutta, ma è la lotta al patriarcato. Cioè nel senso, detto chiaro e tondo, cioè fa parte del lavoro di noi, di questo movimento che abbiamo creato, cioè quindi dobbiamo essere uniti da questo punto di vista e non stare zitti, non essere in questo senso omertosi quando vediamo che queste cose vengono ancora perpetuate. Quindi intanto lottarci singolarmente e poi come l'utilizzo della schwa, per esempio, quando si scrive in particolare, perché ne parlate un po' più difficile ancora da usare, non, ma magari per adesso, poi un giorno invece, chissà, però assolutamente, cioè nel senso mettere in chiaro che noi abbiamo quelle idee e dimostrarlo nei fatti, nelle parole e tramite dichiarazioni anche eclatanti, passatemi il termine, però come può essere il mettere scritto fuori qua sono gender free, gender fluid, gender tutto e puoi parlarmi di quello che ti pare, cioè proprio dichiarare sì. E prendere posizione, ecco, era comunque, questa la parola. Comunque è difficile ed è osteggiato e conosco persone che si sono ritrovate anche in grossi casini di carriera per scelte del genere, ma comunque senza andare a toccare la questione di genere, non voglio, ci accendo e basta a volo d'uccello così, ma l'obiezione di coscienza, cioè uno dei grandi dilemmi del presente, no? Ci sarebbe da fare una seconda, un secondo episodio su questo, quindi quando una persona si esplicita in questo modo, cioè gender friendly, chiamatelo come volete, ci sono delle conseguenze e purtroppo non è una situazione facile, oppure perpetuiamo il solito modello e tutti quelli che non si adeguano sono cavolacci loro. Diciamo che io sono più della scuola A che non della scuola B. Direi chi si sente meno coraggioso di partire dalle proprie azioni individuali, no? Perché non tutti sono nati per salire sulle barricate, ma tutti possiamo fare delle piccole azioni individuali quotidiane per fare pratica, no? Come pratica di femminismo, ecco, pratica di intersezionalità, chiamiamola così. A questo proposito posso riportarti solo più un'osservazione
non andrei con domande perché mi sa che siamo un po' stretti coi tempi. Però un collega ha scritto: in ambulatorio, mentre stavo scrivendo il nome mio e della mia collega in fondo a una relazione, ho scritto medica in formazione specialistica. E lei l'ha corretto dicendogli: ma no, dai, medica è brutto. Ragazzi, la cacofonia e l'estetica sono assolutamente personali. Professoressa non lo mette in dubbio nessuno, sarta, cassiera, regina non sono oggetto di dibattito di bellezza. Su questi femminili ancora sì, ma ripeto, siccome è un discorso molto lungo e molto interessante, facciamo una seconda diretta. Io mi presto molto volentieri, perché ci sono tante cose da dire sulla questione dei nomina gentis al femminile e mi piacerebbe eviscerarla a dovere, visto che vedo che c'è interesse. Organizziamola anche a breve termine. Ok, allora direi che possiamo fare così. Tu mi dai delle date in cui sei un po' più tranquilla, cercando di evitare di incastrare tutto, che sennò poi, e qui parla la medica, che sennò poi esplodi. E eventualmente Erika ti passiamo comunque le domande che sono state fatte oggi, quindi tutte quelle che abbiamo raccolto oggi, in modo tale che tu possa leggertele, eventualmente valutiamo già anche la risposta in tal senso. Possiamo anche pensare, se hai voglia di se hai tempo e voglia di scrivere già la risposta, possiamo fare Vera risponde e pubblichiamo delle grafiche in preparazione al prossimo incontro con le risposte alle domande che sono state fatte. Quindi io ti direi, scrivimi le date in cui sei disponibile, senza farlo adesso, per non impazzire adesso, che hai 2 minuti per passare alla collega dall'altra parte, tra l'altro lei è in Puglia, noi siamo in Piemonte, io sono in Piemonte, bellissimo, da una parte all'altra d'Italia, viva la tecnologia e niente, insomma, per adesso ti ringrazio tanto perché è stata proprio una conversazione bella, mi piace molto. Anche a me, grazie, quindi continuiamola e grazie a chi ci ha seguito, mi dispiace di fare un po' la cenerentola della situazione, ma vi prometto una luculliana sessione di Q&A, come si suol dire, così ci divertiamo, va bene? Va bene, grazie mille. Grazie, ciao. Ciao. Ne approfitterei. Salvo